Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a scoprire trucchetti per prepararci alla primavera. Vi do alcuni consigli che io utilizzo ovviamente per prepararmi alla nuova stagione, quindi dal freddo andare verso la stagione più calda. Il primo in assoluto che vi do è quello di cambiare i prodotti che avete utilizzato fino ad adesso, sia quelli che avete utilizzato per la pelle, sia quello che avete utilizzato per i capelli. Con il cambio di stagione, almeno per me, pelle e capelli si rivoluzionano, quindi tutti i prodotti che ho utilizzato fino adesso prossimamente non andranno più bene e quindi andrò ad eliminarli un po' alla volta. Secondo consiglio che vi posso dare è di buttare tutti i prodotti che avete utilizzato lo scorso anno per la primavera e per l'estate, perché appunto durante i 12 mesi in linea di massima scadono e quindi non utilizzate i prodotti che avete utilizzato durante la primavera e estate dell'anno scorso, perché quest'anno probabilmente saranno già scaduti. Consiglio numero 3: preparate la vostra pelle alla nuova stagione. Qual è il modo migliore per farlo? È facendo degli scrub. E di questo prossimamente ci sarà un bel video in cui vi mostrerò come realizzare uno scrub da soli con le vostre mani senza seguire ricette, perché proprio vi insegnerò a farlo. Lo scrub è utilissimo perché elimina tutte le cellule morte e quindi la pelle si prepara a prendere il sole, si prepara la nuova stagione e allo stesso tempo è subito più nutrita e più luminosa. Un altro importantissimo consiglio è quello di incominciare a riutilizzare le creme solari se durante i mesi invernali non l'avete fatto. Tante persone utilizzano i filtri solari anche in autunno e inverno, tante persone durante la stagione fredda non le utilizzano, quindi nel caso abbiate messo da parte le creme solari dell'anno scorso, comunque le protezioni dell'anno scorso, adesso andatele a buttare e cercatevi una protezione per il viso che non vi dia fastidio, che sia piacevole e che sia adatta anche da utilizzare sotto il trucco. Consiglio numero 5: rivoluzionate, rimodificate, risistemate il vostro kit di trucco. I consigli che vi posso dare è 1. Di utilizzare meno prodotti, 2. Di utilizzare prodotti più leggeri, 3. Di cambiare le colorazioni, quindi sistemate le colorazioni, le tinte dei fondotinta, dei correttori, delle ciprie, eccetera. E per quanto riguarda gli ombretti o le tinte labbra, incominciate ad utilizzare dei colori più leggeri, più tenui. Consiglio numero 6, che si rifà un po' a quello che vi ho appena detto, quindi al consiglio numero 5, è quello di modificare anche le vostre abitudini per quanto riguarda il make-up, appunto, e quindi quello di utilizzare il minor numero di prodotti possibili man mano che la stagione va avanti, magari adesso in primavera ancora un pochino, ma durante l'estate cercate di eliminarli quasi completamente, quindi meno trucco, trucco più leggero e colori più chiari. Consiglio numero 7 è, ma non è obbligatorio, insomma, aggiornatevi sui nuovi trend di quest'anno che ho visto sono molto molto carini, a me piacciono un sacco. Insomma, quest'anno ci saranno molti colori e insomma proprio come piace a me. Consiglio numero 8, considerate un nuovo taglio per i capelli o un nuovo colore di capelli. E questo è il momento giusto per farlo, un po' perché preparate di nuovo i capelli al sole e un po' perché la nuova stagione è appunto il momento migliore per dare una svolta al look, per rinfrescare il look, per ridargli un po' di tono, un po' di freschezza e anche un po' di colore. Per il consiglio numero 9 è preparate i capelli alla nuova stagione, anche quelli benché non si noti subito, ma magari più avanti quando le temperature saranno più calde, anche loro hanno bisogno di essere preparati alla nuova stagione, quindi fatevi degli impacchi, utilizzate prodotti più leggeri e insomma fategli un po' di coccole anche ai vostri capelli e come vi dicevo prima, nel caso considerate anche un taglio.
Punto numero 10, che è più o meno simile a quello di prima, preparate anche i vostri piedi alla nuova stagione, perché adesso con il caldo si andranno ad utilizzare le scarpe aperte e quindi i piedi saranno in prima linea. Di conseguenza bisogna prepararli e dedicategli un po' di tempo, un bel pediluvio, una bella pedicure e una passata di smalto. Per il consiglio numero 11 vi consiglio in questo periodo di approfittarne per dare una tregua alle unghie delle mani, quindi cercate di tenere le unghie libere dallo smalto più che potete, 10 giorni, 15 giorni dovrebbero bastare, in questo modo le fate respirare di nuovo e saranno pronte per un'altra stagione piena di smalti e piena di colori. Ricordatevi comunque ogni tanto, anche durante le varie stagioni, di dargli 3-4 giorni di tregua, insomma, in modo da lasciarle respirare e renderle più forti. Ultimo consiglio, e questo ormai ve lo dico in ogni video in cui chiacchiero, è bevete più acqua. Se durante l'inverno non ne avete sentito molto l'esigenza, da adesso per tutta la stagione calda dovete bere più acqua. C'è proprio la necessità di bere più acqua. Incominciate adesso, anche se non sentite ancora la necessità, incominciate a bere più acqua. Come vi dicevo nel video su come bere 8 bicchieri di acqua al giorno, ve lo lascio qua sotto, linkato da qualche parte nell'info box, non lo so. Incominciate un po' alla volta per poi arrivare nel giro di qualche giorno a riuscire a bere tutti i vostri 8 bicchieri di acqua al giorno. Ma fatelo, perché adesso più che mai pelle, capelli e corpo avranno bisogno di questa integrazione d'acqua. E niente, con questo è tutto. Se avete altri consigli da dare, lasciateli sotto nei commenti, che come sapete sono sempre molto molto utili e io li seguo molto volentieri. Lasciate un mi piace al video per sostenermi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina perché con la nuova programmazione probabilmente qualche video potrebbe scapparvi. E niente, con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!